bello questo programma alla TV. Eh già. Che freddo. Ma Henry, sei a mani vuote? Dov'è l'albero di Natale che sei andato a comprare? Non ce l'ho. Come non ce l'hai? No, sono andato da Willy, il mio amico, come ogni anno per comprare l'albero di Natale. Ma quando sono arrivato là e ho visto i prezzi, mi sono arrabbiato molto. Pensa che dall'anno scorso a quest'anno ha aumentato di 20 euro. E allora? Allora me ne sono andato senza comprare niente. Sono andato in altri due vivai lì vicino e in due centri commerciali. E pensa che lì i prezzi erano ancora più alti. Ho guardato anche le luci di Natale che, come hai detto tu, l'anno scorso si sono bruciate. Ed i prezzi erano ancora più alti, alle stelle. E allora hai ben pensato di non comprare niente? Esatto, quest'anno niente albero di Natale. Nonno, no! L'albero di Natale, no! No, l'albero di Natale! Ma Henry, sei impazzito? E allora qual è il problema? Il significato del Natale non sta in un albero e in qualche luce colorata, ma l'importante è stare insieme alla famiglia, no? Il problema è che al giorno d'oggi si è perso il vero significato del Natale e tutto si è ridotto al consumismo. Regali, alberi, luci. Ma Henry... E a pensare che a gennaio con gli sconti compri le stesse cose a metà prezzo. Che idea brillante che mi è venuta! Quest'anno festeggeremo il Natale a gennaio! Cosa? Cosa? Sì, sì, così avremo le stesse cose, albero, luci, regali, tutto a metà prezzo! Che genio che sono! Ma Henry, cosa stai dicendo? Io sto preparando una marea di cibo per il pranzo di domani! Disdici tutto, quest'anno il Natale sarà rinviato. Oh no! Non capisco come mai Mary si sia arrabbiata così tanto. Ho persino voluto andare a dormire da Sara. Mi sembra esagerato. Beh, meglio così. Ho più spazio per me e posso dormire in pace. E buonanotte mondo. Oh. Ma chi ha acceso la luce? Siamo i fantasmi del passato. Tommy, Grace, Emma, che ci fate qui? Devo subito telefonare i vostri genitori. No. Ho detto che siamo i fantasmi del tuo passato. Ma che diamine stai dicendo, Tommy? E siamo venuti qui per farti ravvedere e farti cambiare opinione sulle persone che festeggiano il Natale oggi. Sentite, ragazzi, ne ho abbastanza di vostri scherzetti. Forza, andiamo. Forza, Grace, andiamo. Eh? Ma non posso toccarti. Te l'ho detto, siamo fantasmi. Sì. Siamo fantasmi. Oh mamma, sto facendo un incubo. Sto facendo un incubo. Forza nonno, dacci la mano e vieni con noi. Darvi la mano? Ma che... Dai nonno, vieni con me. Va bene Emma. Ehi, ma siete impazziti? Un tocco della mia mano e volerai anche tu. Andiamo! Ma quella è la casa dove sono nato e cresciuto. Ma com'è possibile? Vieni Henry, vieni. E io sono Miss Babbo Natale. Oh mamma, ma quello sono io da piccolo. Oh, quanto era bella l'atmosfera natalizia. Ehi Henry, è ora di mettere Gesù bambino nel presepe. Eh già, è vero, oggi è Natale, è nato Gesù. Tra poco dovrebbe arrivare mia sorella. La mia mamma, quanto era bella. Ecco qui,
Gesù bambino è al suo posto. Sai, Henry, queste statuine mi sono state regalate da mio padre e quando sarai grande io le regalerò a te. Wow, è fantastico, papà! È vero, le statuine del presepe. Non le ho più tirate fuori dalla scatola. Oh, eppure ci tenevo così tanto. Oh, permesso! Ciao a tutti! Oh, zia Louise! Ciao, zia Louise! Ciao, sorellina! Ma dov'è Charles? Oh, è via per lavoro, ci sono solo io. Beh, l'importante è stare in famiglia, no? Ah, Harry, vieni, è un regalo per te. Wow, grazie mille, zia, lo scarto subito. Vediamo un po'. Me lo ricordo quel regalo, fu molto gradito. Wow, una trombetta, è favolosa! Oh, sono molto contenta che ti piaccia. Bene, Gesù bambino messo nel presepe, regalo scartato e ora tutti a tavola. Sì, evviva! Quest'anno tra luci natalizie e regali ci sono andati via parecchi soldi. Già, ma vedere la faccia felice di Henry ripaga di tutto. Già. Oh mamma. Forza nonno Henry, dobbiamo andare. Oh no, vi prego, fatemi restare ancora un po'. Mi dispiace, ma il tuo viaggio non è finito. Devi vedere ancora altre cose. Va bene. Siete pronti per una bella buffata? Oh, sì. Ehi, mi passi un grissino? Sì, sì, arrivo subito. Oh, finalmente vi avete riportato a casa. Eh? Ma l'arredamento che avevo tanti anni fa, ma dove sono? Ehi, bambine, adesso vi prendo! Non ci prenderai! Oh, prese! Oh, mamma, sono io da giovane! Ehi, bambine, venite con me sul divano che vi faccio vedere una cosa. Ok. Ehi, Anna, aspetta! Ok, prima io! Quando avete finito lì, dovete aiutarmi ad apparecchiare la tavola. Mary, che giovane! È ora di mettere Gesù bambino nel presepe. Sì! Ecco qui. Brava, Annie. Sapete, queste statuine sono molto vecchie. Erano del mio nonno, poi del mio papà. E ora sono mie. Sono molto preziose per la nostra famiglia. Wow! Beh, che ne dite se ora apriamo i nostri regali speciali? Sì, evviva! Ma papà, perché sono speciali? Perché non li abbiamo comperati in un negozio, ma li abbiamo fatti noi e quindi sono fatti con il cuore. Sono preziosi. Ah, è vero, i regali speciali. Avevo dimenticato questa usanza. Oh, Henry, non conosco nessuno al mondo che ami il Natale più di te. Già, l'ho sempre amato moltissimo. Dai, nonno, dobbiamo andare. Ha ragione Emma, dobbiamo andare. Esatto. Va bene, andiamo. Oh, ragazzi, grazie. È stato un viaggio veramente interessante. Ho imparato molte cose. Io ho sempre amato molto il Natale, con i suoi significati e le sue tradizioni, ma ultimamente ho messo da parte tutto questo. Se a voi mi è tornata la voglia di insegnare queste tradizioni anche a voi, miei nipoti. Grazie, grazie di cuore. Oh, ma non è mica finita qui. No, infatti, noi dobbiamo andare, ma tra poco arriverà lo spirito del Natale presente. Sì! Lo spirito di Natale presente. Cosa? Un altro? Ma no, io ho già imparato abbastanza. Dormi, Henry, dormi. Sarà una notte molto lunga. No, ragazzi, no! Beh, tanto vale che faccia una dormitina. Ecco, spengo di nuovo la luce. Oh. Henry, svegliati, svegliati. Ancora, ma che diavolo? Eh? Annie,
Sono lo spirito del Natale presente. C'era bisogno di agghindarsi in questo modo? Mi sembri più una fata. Beh, per una volta ho la possibilità di vestirmi come uno spirito fatato, tutto brillantinoso, e non ne approfitto, scusa. Beh, non ne sei venuta qui per portarmi da qualche parte? Eh? Oh già, è vero. Dammi la mano e vola con me. Speriamo bene. Eccoci arrivati. Oh la 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 la. Ehi, che fate lì? Cosa state guardando? Buon Natale. Buon Natale a lei. Ah, non siate tristi. Non abbiamo mica cancellato il Natale. Lo abbiamo solo rinviato a gennaio. Già. Mamma, non vedo l'ora di andare a casa a scartare i regali. Già, andiamo. Avete visto quegli sciocchi? Noi festeggiando a gennaio avremo le stesse cose a metà prezzo. Così avrete più regali. Sì, ma a noi non interessa avere più regali. Già, noi vogliamo solo festeggiare il Natale oggi. Esatto. Sì, e anche a noi interessa festeggiarlo oggi. Forza, Grace, Tommy, vestitevi che andiamo da zia Sara. Yeah, viva! Meno male. Ma... Mi dispiace, Henry, ma se in questa casa non si può festeggiare il Natale oggi, noi andremo a farlo da un'altra parte. Andiamo. Ma aspettate, fermi! Oh, caspita. Forza, Henry, dobbiamo tornare. Caspita, continuando in questo modo rovinerò il Natale a tutti, anche a me stesso. Oh, che faticaccio. Henry... Oh, già, è vero, scusami. Beh, ora ti lascio l'ultimo spirito, lo spirito del Natale futuro. Bye, bye! Ridagli un altro spirito. Beh, mi lasceranno il tempo di andare un attimo in bagno. Henry! Henry! Mary, allora sei tornato. Sono lo spirito dei Natali futuri. Mamma mia, Annie. Mi hai fatto prendere un colpo con quel coso in testa. Harry, non farmi perdere tempo. Alzati, dammi la mano che dobbiamo andare. Anche quando è uno spirito mi dà gli ordini qui. Harry, muoviti! Ok, ok. Siamo a casa nostra, vero? Ma quelli siamo noi da vecchi. Oh, che tristezza, Mary. Noi qui, soli, senza neanche una decorazione, un albero di Natale. Beh, Henry, è stata tua l'idea, tanti anni fa, di smettere con queste tradizioni. Abbiamo iniziato rinviando il Natale a gennaio e dopo un paio d'anni non l'abbiamo più festeggiato. Oh, già, è vero. E poi anche i nostri nipoti hanno smesso di festeggiarlo. Già, in questi giorni sono andati tutti in vacanza ad Aspen. L'unica che è qui vicino a noi è Kate. Ehi, che ne dici se proviamo a chiamarla? Magari passa a salutarci. Se vuoi provare. Oh no, no, è tutta colpa mia. No, ti prego, torniamo indietro. No, devi continuare a vedere. Oh. Ehi, ciao Kate, sono il nonno. Pronto, nonno? Ciao, scusami, ma sono al lavoro e tra poco dovrò andare a una riunione importante. Lo sai che per noi il Natale è un giorno come un altro, eh? È solo una festa commerciale. Ok, ci sentiamo, eh? Ciao, ciao! Oh, ok, va bene, ciao. Che ti avevo detto? Oh no, Mary, no! No, basta, sono stanco di vedere queste cose. Fammi tornare indietro, ti prego. Ho criticato gli altri, pensando che il Natale ormai fosse solo una festa commerciale e che la semplicità e le tradizioni con le quali si festeggiava un tempo fossero sparite. Ma in realtà sono io ad aver perso lo spirito natalizio, dimenticando tante piccole cose. Oh, ti prego, Mary, fammi tornare indietro. Dammi la possibilità di condividere le nostre tradizioni attraverso i nostri nipoti. Ti prego, Mary, ti prego, fammi tornare indietro. Fammi tornare indietro! Fammi tornare indietro! Tornare indietro! Fammi tornare indietro!
Oh mio Dio, è stato solo un sogno. È la mattina di Natale. Devo andare. Ok, devo organizzare tutto. Devo andare a prendere l'albero di Natale, preparare decorazioni e poi andrò da Mary e le farò una bellissima sorpresa. Ma Henry, non abbiamo niente da mangiare. Fidati, Mary, fidati. Oh, mamma mia! Ma è tutto splendido! Wow, tutto fantastico! Wow, no, ti sei superato! Bello. Guarda che tavolata, fantastico! Wow. E per il cibo non ci sono problemi. Infatti, ci sono io qui. Henry mi ha chiamato per un'emergenza. E allora, pizza per tutti! La pizza! Questa situazione mi ricorda il Natale di 2 anni fa. Già. Permesso! Scusate, ma Henry mi ha chiamato all'ultimo minuto e ha invitato anche me. Oh, Henry, che sorpresa favolosa! Ora tutti a mangiare! Ehi, nipotini, venite qui tutti. Che c'è, nonno? Sì? Venite a fare questo piccolo presepe con me. Guardate queste statuine. Sono preziose, sapete, perché erano di mio nonno e poi di mio padre. E ora sono mie. Wow, appartengono alla nostra famiglia da tanto tempo. Esatto. Forza, venite qui che le rispolveriamo dalla scatola, Wow, che belle! Ecco qui, sono bellissime. E ora vado a prendere un'altra cosa, eh? Cosa andrò a prendere? Boh! Vedete, bambini? Questa era la trombetta di quando ero piccolo. È stato uno dei miei regali di Natale preferiti e me l'ha regalata proprio zia Louise. Oh, mamma mia, Henry, ce l'hai ancora? Certo, zia. Oh! Wow, che bella, posso vederla? Anch'io! Che bella, già! Beh, papà, questo Natale è perfetto. Manca solo il momento dei regali speciali. Ma come? Ve li ricordate ancora? Cosa sono i regali speciali? Sono i regali più preziosi perché non sono stati comperati nei negozi, ma sono stati fatti con le nostre mani. Beh, purtroppo quest'anno è troppo tardi per i regali speciali. Non è vero, Henry. Tu oggi ci hai fatto il regalo più speciale di tutti. Ci hai regalato questa giornata e tutti insieme. Già, sì. Grazie, nonno. Vero, nonno, grazie mille. Grazie, Henry. Buon Natale. Buon Natale, Henry. Buon Natale anche a voi. The prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true.